Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Autostrade e Conte dice lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime. C'è un'intervista esclusiva. Il Premier sull'offerta da 3,4 miliardi dice: quando ho letto la proposta ho pensato a uno scherzo, prendono in giro i familiari delle vittime del ponte. E sull'ipotesi di un affiancamento pubblico ai Benetton dice: sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con loro. Intravede una sola decisione imposta proprio da Autostrade. Anziani decimati nelle case di cura, medici senza DPI. In Lombardia indicibili crimini contro l'umanità. La lettera dei familiari ai vertici europei. Il testo della missiva, insomma, che oggi parte, insomma, che da oggi, lunedì 13 luglio, il comitato della Bergamasca dice: noi denunceremo, ha inviato alla Commissione europea e alla Corte europea dei diritti dell'uomo per chiedere di vigilare sulle indagini in corso in merito alla gestione dell'emergenza coronavirus in regione, dalla direttiva che suggeriva agli ospedali di trasferire i pazienti con coronavirus a basso rischio in case di cura per liberare alcuni letti, fino alla delibera che ha impedito ai medici di base di intervenire a visitare i pazienti non ospedalizzati, senza dimenticare la mancata istituzione delle zone rosse in provincia di Bergamo e a Orzi Nuovi. Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre la difende e viene pestato. È stata l'atleta 23enne a raccontare tutta la vicenda sui social, poi ripresa dal Corriere della Sera. Si trovava in auto con la madre quando un uomo le ha minacciato di scendere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ha detto: non dite che il razzismo in Italia non esiste, perché io ho vissuto oggi, dopo 16 anni che vivo qui, e fa male. L'allarme di Save the Children: hanno scritto col Covid 1,6 miliardi di studenti senza scuola e emergenza educativa. I governi non taglino le risorse. La denuncia nel nuovo rapporto globale Save Our Education, con il quale si chiede ai governi e ai donatori della comunità internazionale di rispondere all'emergenza educativa globale investendo urgentemente nell'istruzione. I milioni non torneranno tra i banchi e per molti la scuola è un luogo sicuro per mangiare e accedere a servizi sanitari. 40 paesi a rischio moderato, elevato o critico per l'abbandono scolastico, e nelle aree più povere cresce così la possibilità che studenti e studentesse finiscano nella rete del lavoro minorile e dei matrimoni precoci. Coronavirus nel DPCM, proroga delle misure fino al 31 luglio, resta la mascherina, governo non allenta stretta su assembramenti e movida. Con il nuovo decreto atteso per il 14 luglio l'esecutivo vuole confermare le attuali restrizioni, almeno per altre 2 settimane, posticipate a fine luglio le aperture di discoteche al chiuso, fiere e congressi, salvo che non siano le regioni a prendersi la responsabilità. Maggiore attenzione sugli eventi e più controlli sulle spiagge. Sarà confermato anche il divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni nei 13 paesi al di sotto dei coefficienti minimi di sicurezza. Notizie da Napoli e dalla Campania. A Napoli corvi e soffiate, 4 carabinieri finiscono sotto indagine al Vomero, esposti anonimi contro 1 o più ufficiali dei carabinieri. Poi accessi abusivi al sistema informatico, fino anche presunte soffiate che avrebbero favorito alcuni esponenti della camorra collinare, tra cui i clan Cimmino, Cagliazzo, Polverino. Ma soprattutto un clima pesante che si è abbattuto alcuni mesi fa sulla compagnia dei carabinieri Vomero Arenella, uno degli avamposti più importanti del contrasto al crimine nella zona collinare di Napoli. Un clima che ha imposto ai vertici dell'arma di disporre il trasferimento immediato di alcuni uomini, oltre a compiere verifiche su alcune attività investigative condotte dalla compagnia Vomero in relazione alla cattura di alcuni latitanti all'appalto del servizio mensa, ma anche alla registrazione di armi e soldi sequestrati anni fa in più operazioni.
Girolamini via i lavori nella biblioteca depredata, ma fermiamo il degrado, dicono. Alla guida di Girolamini è arrivata a maggio in attesa di un bando internazionale. Simonetta Buttò, attualmente direttrice dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche con sede a Roma. Nel suo curriculum c'è la direzione di varie biblioteche, tra cui quella universitaria di Genova, quella di storia moderna e contemporanea di Roma e da ultimo per due volte la Nazionale di Napoli, dal 2014 al 2015 e dal 2016 al 2017. 63 anni, la Buttò è donna forte e ostinata, vuole traghettare presto il complesso di Via Duomo in una nuova fase di vita e di apertura al pubblico. Notizie dalla Puglia. Bari ricorda Michele Fazio, vittima innocente di mafia. De Caro dice: da allora la città di Bari non è stata più la stessa. Michele Fazio aveva solo 16 anni quando fu ucciso dalla mafia barese 19 anni fa. Era solo un ragazzino, fu ucciso per sbaglio, dissero, perché si trovava nel luogo sbagliato al momento sbagliato, così dissero. Da allora la città di Bari non è più stata la stessa. Così il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ricorda quel terribile 12 luglio 2001, quando Michele Fazio rimase ucciso nei pressi della sua abitazione a Bari Vecchia, colpito per errore in un conflitto a fuoco tra clan rivali. Domenica sera, in largo a Mendoni, si è tenuta la cerimonia di commemorazione insieme ai genitori Pinuccio e Lella Fazio e ai familiari, al presidente della regione Michele Emiliano, al prefetto di Bari Antonella Bellomo, a Don Angelo Cassano dell'Associazione Libera, alle autorità civili e militari, a tanti cittadini. L'Esina, militare barese salva madre e figlio da annegamento. Un militare 35enne barese, Alessandro Dirella, ufficiale dell'esercito, ha tratto in salvo mamma e figlio in difficoltà mentre erano in mare. L'episodio si è verificato in una spiaggia libera di Marina di Lesina, in provincia di Foggia. Notizie da Treviso e dal Veneto. Biotecnologia, nuovo corso Ca' Foscari in Piazza Borsa, incontro tra Pozza e Corò per ospitare le lezioni anche in Camera di Commercio. Conte dice, annuncia appunto, porterò un terzo ateneo italiano a Treviso, la sede c'è già. Un falso profilo di Red Canzian per truffare i fan. Un francese crea un account Instagram col nome del musicista trevigiano per farsi accreditare soldi per una gold card fittizia. Effetto Covid, impennata dei risparmi nei conti trevigiani, 500 milioni in più. Depositi in banca cresciuti del 5-7% da marzo. Privati spaventati e investimenti fermi, insomma scarsi segnali di ripresa. Nuovo focolaio di Covid in provincia di Treviso, 9 positivi al Bon Pozzolla di Farra di Soligo, un anziano ospite della casa di riposo ricoverato in malattie infettive. Sono stati contagiati anche 2 operatori. Esami di maturità al Flaminio di Vittorio Veneto, c'è la prima serie di centini. Nello scientifico ci sono 4 centini che sono già tornati sui libri, insomma, per fare il test di medicina. A Sveva Grisenti, Elena Tomasella e Giorgia Poletto va anche la lode. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Lunedì 13 luglio 2020, a Trieste, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, incontrerà il Presidente sloveno, Pahor. Insieme si recheranno al Monumento Nazionale di Basovizza per ricordare le vittime delle foibe. Il Capo dello Stato sarà accompagnato dai Ministri Di Maio, dal Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Manfredi. In tutta la regione Friuli Venezia Giulia stanno aumentando le segnalazioni di clandestini, in particolar modo lungo le zone di confine, ma anche nella città di Trieste e nella città di Udine. I cittadini stranieri vengono sottoposti a quarantena e poi vengono isolati nelle aree adibite alle emergenze durante il Covid-19. Ricordiamo
che vicino a Udine è sorta una struttura presso i locali del castello di Tricesimo. Il sindaco di Udine Fontanini ha dichiarato recentemente che non è più disposto a far entrare legalmente le persone nel nostro paese a causa delle scelte politiche del governo attuale ed ha espresso l'intenzione di scrivere al Viminale per richiedere un presidio costante dei valichi del confine da parte delle forze dell'ordine e dell'esercito. Nello stesso tempo, invece, il presidente del centro Balducci di Zugliano, Don Pierluigi Di Piazza, ha inviato un appello forte proprio al presidente Mattarella affinché, durante il suo incontro con il presidente sloveno, ponga tutta la sua attenzione sul tema della rotta balcanica e in particolar modo sulla violazione dei diritti umani dei migranti. Alcune associazioni della rete Diritti, Accoglienza e Solidarietà Internazionale, appellandosi alla Convenzione di Ginevra, hanno sottolineato le responsabilità proprio dell'Italia nei confronti di tutti quei richiedenti asilo, che una volta bloccati sul confine tra Italia e Slovenia, vengono semplicemente rispediti al mittente. Queste associazioni dichiarano che uomini, donne e bambini subiscono ogni genere di sopruso e violenza, passando nuovamente dall'Italia alla Slovenia, dalla Slovenia alla Serbia e poi nel territorio bosniaco vengono picchiati e derubati dei propri vestiti. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Saius. Bene, cari amici, riprendiamo le notizie, continuiamo a leggere altre notizie per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. A Trieste è il giorno della storica visita del Presidente, come abbiamo sentito dalla voce della nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Perde il controllo della moto, ferito giovane centauro, incidente nella serata di ieri a San Daniele, un 27enne di Ragogna è stato trasportato in ospedale. Un incidente a San Daniele del Friuli nella serata di ieri, intorno alle 20, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una moto, un ragazzo di 27 anni di Ragogna, ha perso il controllo della sua due ruote ed è andato a impattare contro un albero per poi finire a terra sull'asfalto. Nonostante l'impatto sia stato molto severo, il giovane non ha riportato per fortuna gravi conseguenze sanitarie. Ancora in azione la banda dei distributori, nuovo colpo a distanza di 24 ore da quello di Cervignano, preso di mira un impianto in via Spilimbergo a Martignacco, a sole 24 ore di distanza dal colpo messo a segno alla pompa di benzina Coette Iasi di Cervignano del Friuli. La banda della Ruspa torna in azione. Nelle prime ore appunto di ieri, infatti, i malviventi hanno rubato un escavatore nella zona di Martignacco, che hanno utilizzato per sradicare le colonnine self-service di una pompa di benzina, sempre Coette Iasi, in via Spilimbergo a Martignacco. Gonarsi in lutto, morto Don Massimiliano Zanandrea, il sacerdote 79enne, era rimasto vittima di una caduta dalle scale il 15 febbraio, grande dolore nella comunità, è morto appunto nella notte il parroco di Gonars, aveva 79 anni, il sacerdote era rimasto vittima di una caduta dalle scale il 15 febbraio a causa di un malore, da allora si trovava ricoverato in ospedale a Palmanova, la sua scomparsa ha suscitato vasto cordoglio in paese, era un presule molto amato e stimato. Escursione in solitaria resta bloccato sul Duranno, intervento di soccorso per un uomo di Susegana che è riuscito a chiedere aiuto facendo scattare l'allarme. Un escursionista classe 1972 di Susegana è stato tratto in salvo dal soccorso alpino e speleologico Stazione Valcellina. Nel pomeriggio di ieri, tra le 14 e le 16, l'uomo stava compiendo da solo un itinerario ad anello. Era partito al mattino dalla località Ponte Campoli in Val Cimoliana ed era transitato per Casera Rodina, raggiungendo Forcella Duranno e ritornando per Forcella dei Frati è rimasto bloccato in un tratto esposto con roccette di primo grado tra la Forcella e il bivacco Greselin, circa 2000 metri di altitudine, appunto non riuscendo più a proseguire.
Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.